È la Ciccio! È la Ciccio! Vince il numero 22 Giuseppe Messina, che vince anche il gruppo. Malgrado i capricci all'inizio della sua Clio, poi è riuscita a svoltarla, l'ha aggiustata con un bel tris di mance, si è portato appunto il massimo risultato possibile. Giornata. Signori, classifica assoluta, questo è il momento in cui sono in tanti a festeggiare e vediamo tanti sorrisi, mentre il sole, che doveva scomparire nel tardo pomeriggio, ha dato l'ultimo colpo di grazia ai gufi. Gufi 0, sole 10, linea allo studio. Andiamo avanti. Classifica assoluta, decima piazza per il numero 34, Agostino Ferrara. Nono assoluto, il numero 22, Giuseppe Messina.
ottava posizione finale per il numero 6, Eugenio Scareggio. Settima posizione assoluta per il numero 5, Sergio Bertolami. Sesta piazza per il numero 9, Gaetano Biria. Quinta posizione per il numero 2, Giovanni Greco. Quarta posizione assoluta per il numero 1, Domenico Chirico. E andiamo alla top 3, al podio assoluto. Gradino basso del podio per il numero 10, Antonino Branca. Seconda piazza assoluta per il numero 7, Gaetano Rechichi. Attenzione, un attimo di suspense, signori, ritroviamo nei nostri appunti anche un importante, la coppa del vincitore che tra un po' vi andremo a dire, offerta da, a memoria, vado a memoria, Rocco Morabito, e Mimmo Giustra, Tano Paladino, Lillo Perrone e i signori Aloi e Cosoleto. Vince, anzi torna a vincere, un vero serial winner della storia della velocità fra le postazioni, ancora sulla sua via, di nuovo col motore 1000, dopo tante sfortune torna a sorridere, e lo fa fra Gallico e San Batello, il numero 8, il vincitore dello slalom fra Gallico e San Batello, Mimmo Polizzi. Grazie, grazie a tutti di essere stati in nostra compagnia e complimenti.